Che senso ha fotografare in pellicola per poi scansionare i nostri negativi? Ciao, benvenuti nel mio canale. Sono Adriano Maffei, faccio il fotografo e molto spesso scatto in pellicola. Una delle domande che mi sento spesso fare riguardanti proprio la fotografia analogica è: ma perché scattare in pellicola se poi andiamo a scansionare il negativo? Oppure perché, se non andiamo in camera oscura a stampare in maniera tradizionale, non scattiamo allora a questo punto in digitale? Naturalmente la mia risposta a questa domanda ce l'ho già. Scatto molto in pellicola e tutti i miei negativi vanno a finire poi in uno scanner, esattamente uno scanner Epson Imperfection V850 Pro, e tutti vengono così digitalizzati. Sono arrivato a questa conclusione dopo molti anni, dopo molte prove di scansione, prove di archiviazione, di stampa, per ottimizzare il mio flusso di lavoro analogico. E proprio di questo voglio parlare in questo video, del perché digitalizzare i propri negativi. Il mio workflow di lavoro analogico in questo momento parte naturalmente dallo scatto, bianco e nero o colore, piccolo o medio formato, per poi passare allo sviluppo del negativo, dopodiché sempre alla scansione di tutti i fotogrammi del rullo. Segue l'esecuzione del provino con i file che ho ottenuto dalla scansione in media risoluzione. A questi file non applico nessuna post-produzione. Poi di seguito faccio la selezione degli scatti migliori. Degli scatti che ho selezionato faccio una scansione migliore in alta risoluzione, passandoli poi in Photoshop, più che altro per la eliminazione della polvere e per la regolazione accurata del contrasto e della luminosità. A questo punto quindi ho il mio file perfetto in alta risoluzione, pulito, pronto per essere utilizzato come meglio credo. Potrebbe essere utilizzato, ad esempio, semplicemente abbassandolo di risoluzione per la pubblicazione sui social. Oppure stampato in camera oscura in maniera classica, tradizionale. O stampato da un laboratorio inviando il file. O fine art, cosa che faccio per mio conto, per i miei lavori, per le cose alle quali tengo di più. Oppure semplicemente per archiviare questo file in alta risoluzione come copia del mio fotogramma unico. Il negativo è copia unica. E perché utilizzo uno scanner e non una fotocamera per riprodurre il mio negativo, magari come ho già fatto chissà quante altre volte in passato? Sono arrivato a questa scelta dopo anni di prove, sia di scansioni che di riproduzioni. E sono giunto alla conclusione che uno scanner di qualità, inserito nel modo giusto nel mio flusso di lavoro, mi avrebbe fatto guadagnare sia in velocità che in qualità. È vero che la scansione con uno scanner richiede del tempo, ma se questo scanner ha una superficie di acquisizione molto ampia, ci permette di digitalizzare molti fotogrammi insieme. Ad esempio, tre strisce di negativo 135 mm, quindi 18 fotogrammi, oppure due strisce di formato 120, che equivalgono, ad esempio, nel caso del 6x6, in 6 fotogrammi da scansionare appunto insieme. E da allora puoi organizzare il tuo flusso di lavoro facendo lavorare lo scanner, mentre lui lavora appunto a questi 18 oppure 6 che sia fotogrammi, mentre tu fai qualcos'altro. In questo momento il mio scanner, mentre sono in studio, lavora sempre. Sia che io stia facendo editing, post-produzione, o anche se ho un incontro con un cliente, lui può comunque lavorare. Inoltre il V850 ha una doppia serie di mascherine per i negativi, sia per il 135 che per il 120, che per il 4x5 pollici, che anche per le diapositive. Questo mi permette ad esempio di preparare già la doppia maschera, quindi un intero rullo, e di cambiarla nel momento che ho finito di scansionare la prima parte del rullo, senza dover aspettare. Quindi mi basterà semplicemente togliere una mascherina, mettere l'altra e riniziare a scansionare. Inoltre alcune funzioni di scansione presenti nel software, come ad esempio in Silverfast, come la scansione in batch, mi permettono di essere ancora più veloce copiando le impostazioni di un fotogramma su tutti i fotogrammi e facendo eseguire le scansioni appunto in automatico. Così facendo possiamo anche utilizzare le funzioni più avanzate, come la rimozione della polvere ad infrarosso. Questo ci farà guadagnare anche del tempo successivamente in fase di post-produzione. Se una scansione impiega più tempo, non fa nulla, noi stiamo comunque facendo qualcos'altro. Ok, voi mi direte, vero, ma comunque sia la riproduzione con una reflex è più veloce. Ok, può sembrare, ma in realtà dovrò comunque essere lì, essere presente. Dovrò far avanzare la pellicola manualmente di ogni fotogramma. Dovrò ogni volta allestire un piccolo set, ma più che altro dovrò fare molta attenzione perché comunque la fotografia ravvicinata richiede molta attenzione. Basterà un piccolo errore di messa a fuoco o la pellicola non perfettamente piana per compromettere la qualità del nostro risultato. Senza parlare della qualità che ottengo con il V850 o di alcune possibilità che questo scanner offre, come ad esempio la scansione umida, una cosa molto particolare della quale parlerò in un prossimo video.
Ma torniamo al mio flusso di lavoro. Il procedimento che utilizzo, quello che ho appena descritto, non è poi così diverso da quello che adottavo quando scattavo soltanto in pellicola. Scattavo o sviluppavo il rullino, bianco e nero per mio conto, a colori lo facevo fare ad un laboratorio. Eseguivo la provinatura in camera oscura con il provino a contatto oppure tramite laboratorio. Su questa provinatura eseguivo io o il mio cliente la scelta delle immagini che servivano. Alcune di queste immagini le stampavo personalmente, altre le facevo stampare ad un laboratorio. Altre, se destinate ad esempio all'editoria, all'advertising o semplicemente alla realizzazione di un catalogo, andavano comunque al fotolito, venivano scansionate in alta risoluzione, trasformate in file e utilizzate dal grafico, ad esempio, per realizzare una pubblicazione. Quindi un procedimento poi non tanto diverso da quello che utilizzo oggi, dopo oltre 25 anni. Ma allora che cosa è cambiato? Sono cambiate le destinazioni delle nostre immagini. Un tempo l'unica destinazione era la stampa. La stampa poteva essere una stampa casalinga, la stampa classica di un laboratorio di stampine 10-15, quelle che ci faceva il fotografo, o la stampa di un manifesto, la stampa di un libro, una pubblicazione, un catalogo. Oggi non è più così. Oggi molti dei miei clienti, per i quali lavoro, una stampa non la fanno nemmeno. La destinazione di queste immagini, anche di advertising, anche pubblicitarie, sono esclusivamente il web, il social. Oggi è fondamentale condividere, mostrare le proprie immagini nel web. E allora, se decidiamo comunque di scattare i nostri lavori, o anche per passione, in pellicola, la destinazione sarà comunque il web, sarà comunque il social, e saremo comunque costretti a scansionare, a digitalizzare le nostre immagini. Ma allora la domanda sorge spontanea: perché devo scattare in pellicola se poi devo comunque digitalizzare il mio negativo? Tanto vale scattare in digitale, è tutto più semplice, no? In realtà non è così, o meglio, non è questo il punto. Ma di questo parleremo in un altro contenuto, perché direi che per questo video di carne al fuoco ne abbiamo già messa abbastanza. Un prossimo contenuto potrebbe essere benissimo: perché scattare comunque in pellicola? Bene, quindi è tutto per questo video. Vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e noi ci vedremo, se vorrete, ai miei prossimi contenuti. Ciao!